a Daniele Faggiano e Domenico Toscano. E ambedue hanno detto una cosa che evidentemente non può che trovarmi nella stessa posizione e nello stesso indirizzo, cioè che Catania non ha categoria. Io ho avuto la fortuna di arrivare a Catania in Serie A, ma la scelta della città di Catania per esempio un allenatore come Domenico Toscano, che ha appena vinto il campionato di Serie C a Cesena e quindi poteva disputare il torneo cadetto, tra l'altro ricordiamo che è un allenatore che la Serie C la conosce a menadito e che ha vinto al sud con la Regina, al centro con il Cesena e la Ternana, al nord con il Novara, quindi uno specialista delle risalite dalla Serie C che è difficile, durissima e che conosce a menadito tutti e tre i gironi di riferimento e quindi le risorse che ci sono. Ecco, per tornare alla domanda, quando io arrivai il Catania era in Serie A, tra l'altro reduce da un campionato molto positivo, e quando si arriva in una piazza importantissima, esigente ma straordinariamente partecipativa come quella di Catania, fare meglio dell'anno precedente diviene sempre molto difficile. Diciamo che tutti assieme, la società, il tecnico, i giocatori, il pubblico, i rappresentanti del mondo dell'informazione, lavorammo in sintonia e all'unisono e riuscimmo a fare quel campionato che è tuttora il miglior campionato della storia del calcio Catania, con quell'ottavo posto e 56 punti che rappresentano il primato storico dell'intero cammino rosso-azzurro. La sua esperienza, no, sul campo vinicolo dei vini, no, un appassionato lei di vini, a quale vino paragonerebbe l'attuale Catania? Se c'è un vino in particolare. Ma io mi auguro di paragonarlo quando è finita la stagione, e cioè, visto che poi sono molto, molto italico e quindi lascio perdere i vini francesi, e dico che sia un'annata da stappare un grande Franciacorta a bollicine, perché la stagione merita un brindisi. Ecco, questo è il mio augurio nei confronti del calcio Catania, nei confronti di Daniele Faggiano, di Domenico Toscano, della proprietà che non ho avuto occasione di conoscere perché evidentemente le strade non si sono mai incrociate, ma che ha investito molto in questo progetto, che crede in questo tipo di situazione, l'ha dimostrato ancora di più con le scelte che sono state poc'anzi effettuate, e quindi proprio mi aspetto una stagione da brindisi. Prendo spunto da questo collegamento in audiovisivo per salutare tutti gli amici di Catania, i tifosi rossoazzurri, e augurarmi che quel Franciacorta a bollicine venga stappato nel corso di questa stagione, ma credo che le prime azioni che la proprietà ha messo in essere negli ultimi 15 giorni vadano in questo indirizzo.